Il big match della quarta giornata mette di fronte Bolzano e Asiago da una parte i biancorossi rigenerati dalla cura Insam, dall'altra i campioni d'Italia in carica ancora in cerca di se stessi. I Foxes devono rinunciare a Rhett Gordon, mentre in casa veneta si registrano le assenze di John Vigilante, Adam Erich e Ralph Intranuovo. Avvio arrembante dei padroni di casa subito pericolosi con Nick Mazzolini, neutralizzato da Andrew Perugini. In finale di primo tempo passano i Foxes. Colton Fretter mantiene il disco vivo e da dietro porta lo gira per Walcher, il quale non sbaglia dalla breve distanza. 18 e 15 sul cronometro e vantaggio biancorosso firmato da Christian Walcher alla prima realizzazione in campionato. Primo tempo che si chiude con il vantaggio dei padroni di casa arrivato a pochi istanti dalla sirena. Spettacolo a paraonda nel secondo tempo quando Stefan Zisser serve in velocità Anton Bernard, il quale raddoppia per i suoi. 26 e 25 i Foxes raddoppiano grazie ad Anton Bernard, al suo secondo sigillo in due partite disputate in questo campionato. Il Bolzano ci prende gusto e sale in cattedra Nick Mazzolini. Spettacolare azione dello statunitense che si porta a spasso la difesa avversaria ed insacca sotto la traversa con grande precisione. Quarto gol in altrettanti incontri. Il vero trascinatore dei Foxes pare essere proprio l'attaccante numero 37. In finale di tempo i campioni d'Italia tornano sotto. Michael Erich si accentra e da 5 metri spara un gran tiro di polso che non lascia scampo a Matt Zaba. Al 37-34 i veneti riaprono la contesa con Michael Erich, sempre pericolosi in avanti. Bolzano avanti anche dopo 40 minuti, due lunghezze di differenza tra le due squadre. A metà della terza frazione l'Asiago sfiora ancora il gol con Dave Borrelli che si libera il tiro e centra una clamorosa traversa. Time out chiamato da Harrington, Perugini rimane in panchina, sei uomini sul ghiaccio per la compagine ospite. Ad insaccare però sono ancora i padroni di casa con il solito Nick Mazzolini per una realizzazione facile facile. Quinta firma stagionale per l'attaccante statunitense al 59-03. Quarto successo di fila per il Bolzano e seconda sconfitta in tre gare invece per l'Asiago. I Foxes salgono a quota 12 punti in classifica dividendo la vetta a punteggio pieno con il Valpusteria.